Allora, c'è amarezza perché state vincendo 1-0 e poi avete preso due gol in un paio di minuti al secondo tempo supplementare. Peccato, alla fine non ne avevamo più, diciamo, eravamo stanchi, siamo 2 o 3 settimane che non ci alleniamo ormai, quindi era una partita anche poco veritiera secondo me alla fine. Anche loro hanno bloccato gli allenamenti a 2 settimane, quindi non è che... Però comunque ci tenevate, nonostante tutto ci tenevate. Vabbè, ci tenevamo per i tifosi, soprattutto che ci seguono sempre molti, numerosi, sono sempre numerosi, però peccato, è andata bene lo stesso, diciamo. Diciamolo pure, una stagione bellissima per voi. Una stagione bellissima perché abbiamo centrato la Coppa Italia di eccellenza, poi in campionato siamo salvati tranquillamente alla fine. E avete anche ben figurato nella Coppa Italia nazionale. Sì, sì, come obiettivi alla fine abbiamo raggiunto quelli che... Il Pula ha vinto il campionato di promozione, la ritroverete in eccellenza. Cosa ti è sembrata questa squadra? È una buona squadra, buona individualità. Oggi, ripeto, non si valeva niente alla partita per le condizioni individuali squadre. Comunque una bella squadra. Mentre sul gol di Cadau loro hanno protestato. Io non mi sono accorto di niente perché sono andato a soccorrere subito quella, il nostro compagno di squadra. Non mi sono accorto di niente, poi se mi sono presa per questo. Alla fine hanno vinto loro, quindi non c'è più niente da dire. Va bene, Roberto, tante grazie e auguroni per la prossima stagione.